Aver valorizzato e reso fruibile con ogni mezzo di comunicazione l'arte, la storia e l'essenza della comunità di Arezzo adoperandosi in molti campi, rappresentarla con professionalità ed umanità in sintonia con gli scopi e l'etica lionistici. Con questa motivazione è stato assegnato al primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, l'edizione 2019 del Premio Mecenate, ossia un'opera del maestro Franco Fedeli intitolata Respiro tra cielo e terra. Nel corso dell'incontro il dottor Rossi ha illustrato la storia e i progetti di fraternità accompagnando i presenti in visita ai tesori artistici presenti nella sede dell'istituzione. Il premio Mecenate Speciale è stato invece assegnato all'Associazione di Volontariato Oltre il Muro per le attività sociali ed educative messe in atto per prevenire la povertà e la devianza rivolte a soggetti svantaggiati, in particolare ai ristretti negli istituti detentivi. E a questo proposito è seguito poi un appassionato intervento del dottor Paolo Basco, direttore della Casa Circondariale di Arezzo, sulla funzione della pena. La serata è proseguita con la conviviale alle logge Vasari, con la celebrazione del 24° anno dalla fondazione del Lions Club Arezzo Mecenate, presente tra gli altri Lucia Tanti, assessore alle politiche sociali del Comune di Arezzo, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza dei club service in quanto con la loro costante azione a sostegno del sociale costituiscono un valido aiuto per l'azione dell'amministrazione.